Se ne discuto ormai da giorni e adesso ci siamo. Entra in vigore l'obbligo di Green Pass per molteplici attività. Tre le possibilità per ottenerlo, essere guariti dal Covid-19, l'esito negativo di un tampone nelle precedenti 48 ore o aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Il certificato sarà necessario per poter consumare ai tavoli al chiuso in bar e ristoranti, partecipare a spettacoli e concerti, assistere a competizioni sportive, come pure per accedere a cinema, teatri e musei, ma anche piscine e palestre. Servirà anche per sagre fiere, convegni e congressi. Per quanto riguarda i trasporti, la capienza dovrebbe salire dal 50 all'80% dei posti disponibili. Per i mezzi a lunga percorrenza, l'obbligo di Green Pass entrerà sicuramente in vigore dal 1 settembre, anche se il governo sta valutando la possibilità di anticipare al 20 agosto. Da quel momento in poi sarà necessario per viaggiare in aereo e su treni a lunga percorrenza, mentre saranno esentati il trasporto pubblico locale e i traghetti intraregionali. Una delle novità riguarda la scuola, la Cabina di regia ha deciso per la riapertura in presenza da settembre per ogni ordine e grado. In questo caso, il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico e anche per gli studenti universitari. Per gli studenti delle scuole secondarie invece saranno a disposizione tamponi a prezzi calmierati. Un'altra novità riguarda gli hotel. Se già si sapeva che per potervi pernottare il certificato non sarebbe stato necessario, adesso è ufficiale che non servirà neppure per poter accedere a servizi di bar e ristorazione all'interno degli alberghi stessi, con la soddisfazione degli albergatori. La riteniamo una decisione assolutamente corretta che noi come Federal Beghi Nazionale abbiamo caldeggiato moltissimo con il governo, con il ministro Garavaglia che ringraziamo per l'impegno che evidentemente si è assunto e che ha portato in porto. E questo lo diciamo anche sottolineando il fatto che durante il periodo di zona rossa, quando nelle strutture ricettive si poteva mangiare, potevamo fare colazione. Oggi come oggi appunto, sarebbe stato assurdo pensare che questa cosa non fosse stata possibile se non soltanto a coloro che avevano il Green Pass. Quindi per noi è assolutamente un elemento positivo ed è assolutamente qualcosa che giustamente abbiamo richiesto con forza e fortunatamente siamo stati ascoltati.